Imagine Dragons Symphony, però ci sembra di capire che invece in tanti ricordi nel militare con sympathy. Simpatia. L'atteggiamento è quello, diciamo, di guardarlo con, anche perché effettivamente in tanti notano che è un momento della tua vita in cui sei giovane e poi le cose brutte te le scordi prima rispetto a quelle belle. Ma poi l'esperienza magari che fai fuori di casa, per dire, tra i tanti, Gino da Dogliani ci dice: io ho fatto il militare quando è diventato obbligatorio per i superiori dare del lei anziché del tuo ai sottoposti. Quindi faccio un esempio. Perciò mi dicevano: tu sei un invece di dirmi tu sei un coglione, dicevano: lei è un coglione. Quindi cambia tutto. Cambia tutto. Ti dava, come dire, perché tu sei lì e fai: ah, lei è un coglione, non io. No, lei è un coglione. Poi avete preso un coglione. Allora, prego, vieni a darti la parola. Un paio di messaggi random al 342 00 00 700. Ragazzi, confermo, il lancio col paracadute mi rimane nel cuore, fatelo. Io non sono un paracadutista, ma sono un pigro. Però l'ho fatto ed è fantastico. Cioè, che sei pigro, che vuol dire? Perché tanto devi fare tutto il paracadute, ti buttano giù e poi tu subisci. È come la sauna, dimagrisci ma stai seduto, non è così. Che poi ho saputo che nelle esercitazioni militari fanno anche quelli di notte, cioè pensa a buttarti di notte. Contaci in babbaccia no. Ancora, vai. Buongiorno trio. A me il militare ha lasciato l'ippopotamo. Cioè? Un corso a uccidere di veri sbandati che sono riusciti a convincere il tenente che il simbolo del corso è l'aggressivo animale ippopotamo. Grazie a questo ancora oggi mi chiamo Ippo. Guarda che l'ippopotamo è incazzoso. È aggressivo, è territoriale. Di battaglia all'ippopotamo non devi stare né davanti ma soprattutto dietro. Poi immaginate il lancio del paracadute dell'ippopotamo, ed è subito delta plano, come si chiama, a motore. Esatto. Previ, tiraci fuori di qui. Un mio amico ripetente. No, mi piaceva la cosa che hai segnalato, che su Facebook tutti terzo scaglione sì, sono tutti molto solidali. Un mio amico ripetente fu assente da scuola per i 3 giorni della visita, al ritorno come giustificazione scrisse: per motivi belli. Spezzeremo le reni alla scuola. Ero talmente inadeguato al servizio di leva che la prima volta che il mio tenente mi vide in mimetica, anfibia e fucile in spalle per andare a montare di guardia, mi guarda sconsolato e mi fa: a Ferramanco armato fai paura. In effetti. E fu la sintesi del mio anno. Il mio detto anno. Poi io con la piccola di medica. Perché grossa. Dico, la divisa sta bene a tutti. No, non è vero. Alla visita un mio concittadino portò pacchi di carte per farsi riformare. Nei giorni successivi, intervistato da un quotidiano locale in merito alla riforma che prevedeva l'abrogazione del servizio di leva, si dichiarò assolutamente contrario. Poi, gente misteriosamente sparita a un certo punto. Terza settimana di naia, il mio vicino di Branda, Cavalli, torna da una licenza con 9 ore di ritardo. Si figlia una cazziata micidiale. Dopo 3 minuti di strigliata, obietta: pensavo foste chiusi la domenica. Sparito. Non l'abbiamo più visto. Cioè, sono tornato lunedì perché la domenica. Si è aperti una domenica. Ma cos'è? Ai tempi, nel negozio, al centro commerciale. Ai 3 giorni, uno vicino a me, alla domanda coniugato, chiese: io sono fidanzato ufficialmente in casa, che metto? Sparito. Iacono chiese di marcare visita adducendo dolore ai capelli. Sparito pure Iacono. I capelli dolore. Ero via istruttore VAM, vigilanza aeronautica militare, di un plotone di cui facevano parte 3 ragazzi che avevano i seguenti cognomi: Cocco, Mango e Pera. Ma come cazzo facciamo a vincere la guerra? Cocco, Mango e Pera. Come passano bene come gelati. Nome: Angelo. Cognome: Lozzi. Data di nascita: 32/75. 32 di che mese, però? No, 32. Era una battuta questa. Era una battuta. Chiamata alla visita. Allora, Marani, Suca. Dal fondo dello stanzone: scusi, ti chiamo Luca. Beato a te, adesso ti chiami Suca. Da quel giorno Suca. Suca Marani. Parli di nonnismo. Nonnismo messicano addirittura. A proposito di leva, pensate che disco abbiamo tirato fuori? A Patriot Storms. Parliamo del signor, il grande maestro. Maestro. Allora, maestro.